Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di... No, non di... Del... L'errore che tutti fanno quando si suonano i groove in sedicesimi. Oggi io voglio parlare di questo problema che in realtà è un problema che abbiamo oppure che abbiamo avuto tutti. Ve ne voglio parlare perché vi voglio fare un attimo pensare, dato che questo errore qua è un errore che non sempre ci accorgiamo di fare o non fare, soprattutto se siamo alle prime armi, magari potremmo suonare una certa cosa senza accorgerci in realtà di stare sbagliando. Quindi questo video vuole solo essere un modo per dire occhio, stai facendo giusto? Sei sicuro di fare giusto questo groove? Se la risposta è sì, allora ok, perfetto. Se la risposta è no, invece voglio aiutarti a capire il perché stai sbagliando e come migliorare questa cosa. Allora, probabilmente già questa cosa la sapete, ma di groove in sedicesimi ne esistono principalmente due tipi. Possiamo avere i groove in sedicesimi dove suoniamo il Charleston con due mani e poi spostiamo la mano destra sul rullante nel momento in cui dobbiamo andare a dare il backbeat, cioè dobbiamo andare a dare il colpo forte sul rullante. Poi esistono i groove in sedicesimi dove il Charleston si suona con una mano sola, sono i groove dove il Charleston suona un po' più lento. Perché nel groove di primo ho suonato Charleston con due mani? Perché suonare questa cosa con una mano sola era abbastanza complicato. Oggi vi voglio parlare di questo secondo groove, quest'ultimo che avete sentito. Perché? Perché quest'ultimo, in realtà anche l'altro groove, ha delle difficoltà abbastanza grosse e tra l'altro, se per caso volete un video anche dove vi spiego i problemi dei sedicesimi suonati sul Charleston a due mani, scrivetemelo qui sotto nei commenti, mi raccomando. E già che ci siete, iscrivetevi al canale perché mi sono dimenticato di dirvelo. In più, ricordatevi anche di scaricare il PDF che ci sarà qui sotto. Dato che oggi vi spiego delle cose, vi suono delle cose, scaricate il PDF. Vi dicevo, oggi si parlerà del groove in sedicesimi col Charleston suonato a una mano sola e voglio andarvi a spiegare i problemi, ma in realtà principalmente è uno il problema di questo groove che ho riscontrato io quando l'ho studiato e che continuo a riscontrare in realtà anche nei miei allievi quando gli insegno questi groove in sedicesimi. Quindi direi che possiamo partire, quindi spostiamoci direttamente alla batteria. Il problema in generale è sempre tra il Charleston e la cassa, perché nella maggior parte dei casi quando andiamo a suonare il Charleston in sedicesimi, il Charleston in un groove di sedicesimi, non andiamo mai a suonarlo con tutti i colpi uguali, cioè così. Perché se lo suoniamo così sembriamo subito macchinetta, drum machine, e quindi tutto il groove, tutto il tiro che il nostro ritmo può avere cade completamente. Quindi quando si suona il Charleston in sedicesimi, di solito tramite la tecnica Müller, che vi lascio qui sopra in una scheda perché ho fatto un video, in realtà ne ho fatti due di video sulla tecnica Müller, quindi ve li lascio, andateveli a vedere se non sapete di cosa sto parlando. Cosa stavo dicendo? Ah sì, quindi il Charleston si suona in questo modo di solito. Cioè, cosa vuol dire? Io adesso sono andato a suonare praticamente un colpo accentato e un ghost, cioè un colpo non accentato di Charleston. O comunque un colpo un po' più forte e un colpo un po' più piano. Poi, ovviamente, il Charleston lo possiamo suonare con molta differenza tra i due tipi di colpi, cioè così. Oppure con meno differenza di volume tra i due colpi. Però comunque questi colpi sono sempre un po' da intendere come accento e ghost. Il problema arriva nel momento in cui io vado a mettere la cassa. Finché metto il rullante non è un grosso problema, ma la cassa diventa un problema soprattutto quando è un pochettino più complicata, quando vado a mettere dei sedicesimi con la cassa e vado a fare delle figurazioni un pochettino più difficili. Ad esempio quando vado a suonare una cosa del genere. Il groove che ho appena suonato, cosa aveva? Aveva il Charleston con l'accento e il non accento che continuavano nel tempo, accento, non accento, eccetera, 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 mentre cassa e rullante andavano un po' per i fatti loro, o comunque facevano la stessa cosa ma erano sempre suonati forte, ed è proprio questo il problema, il fatto di suonare la cassa sempre forte e il Charleston una volta forte e una volta piano, diciamo. Perché la cosa che succede di solito, soprattutto quando i batteristi, come vi dicevo, sono all'inizio, sono nelle prime armi, è quella di fare gli accenti in concomitanza con i colpi di cassa, cioè andare a fare tutti gli accenti
accenti quando suoniamo la cassa. Invece, quando la cassa non c'è, suonare le ghost. Questo perché? Perché ovviamente la nostra parte destra, la mano destra e il piede destro sono, tra virgolette, collegati. Quindi bisogna riuscire a scollegare poi con la coordinazione. Ma all'inizio i groove si suonano in questo modo. Questa che ho fatto adesso non è che sia una cosa brutta, non è neanche una cosa sbagliata, ma l'importante è che quando si suona questo tipo di groove sia deciso, cioè io faccio un groove in cui accento il Charleston tutte le volte che suono la cassa. Questa cosa ci sta senza problemi, ma il problema è che non è che possiamo riuscire a farlo solo in questo modo qua. Di solito invece cosa succede? Di solito il Charleston fa l'ostinato, cioè va sempre dritto uguale, e la cassa fa tutto il resto come ho suonato prima. Quindi il problema gigante di cui vi parlavo è proprio questo, cioè bisogna andare all'inizio ad analizzare ogni colpo che diamo con cassa e Charleston insieme, capire se il Charleston in quel momento deve suonare forte oppure deve suonare piano insieme alla cassa. Nel PDF che vi ho scritto, che c'è qui sotto in descrizione, vi ho lasciato un po' di esercizi, un po' di possibilità di groove. I primi sono un po' più semplici, poi pian pianino si va sempre verso groove più difficili. Il modo giusto per fare questi esercizi è prenderne uno per volta, ovviamente. Ad esempio, proviamo a prendere il primo. Nel primo abbiamo a un certo punto due colpi di cassa vicini. Dobbiamo capire per prima cosa come saranno da suonare insieme al Charleston. Il primo dei due colpi di cassa dov'è nei sedicesimi? È il quarto sedicesimo. Questo cosa significa? Significa che è sul levare del sedicesimo, e tutti i colpi di cassa che troveremo in levare dei sedicesimi, cioè o sul secondo o sul quarto sedicesimo, saranno da suonare con il Charleston piano, cioè con una ghost di Charleston. La cosa da mettere a posto quindi è proprio questa, cioè il fatto di riuscire a suonare il Charleston in libertà, tranquilli, senza pensarci, in questo modo a 100 ghost, 100 ghost, 100 ghost che vi dicevo, e suonare intanto con la cassa tutto il resto, cosa si vuole. Per riuscire a fare questo non è che ci siano grandi stratagemmi, mi dispiace, ma non ci sono trucchetti strani. L'unica cosa, soprattutto all'inizio, è andare in modo proprio analitico, pensando a colpo per colpo, cioè questo colpo di cassa sarà con il Charleston accentato o col Charleston non accentato. Poi si va a suonare molto lentamente, mi raccomando, tirate giù tantissimo la velocità quando incominciate a studiare questa cosa, e poi dopo averlo assimilato e aver capito bene come funziona, pian pianino si ritira su. Qui qualcuno mi dirà: sì, ma così non è coordinazione, qui è andare a suonare in modo meccanico. In effetti all'inizio, secondo me, questa cosa bisogna suonarla in modo meccanico. Dopo che suoniamo un po' di esercizi in modo meccanico, poi vedrete che la coordinazione arriverà senza problemi e vi dimenticherete il Charleston. La cosa fondamentale è capire già nel momento in cui vediamo un esercizio i colpi di cassa dove andranno, se andranno con un Charleston accentato o una ghost di Charleston. Se andiamo a vedere ad esempio l'esercizio numero 1 che vi ho scritto nel PDF, abbiamo un colpo di cassa iniziale che, vabbè, quello è all'inizio, quindi è in battere, ma poi ci sono due colpi di cassa ravvicinati. Quei due colpi di cassa sono il primo sul quarto sedicesimo, quindi significa che sarà da suonare insieme a una ghost di Charleston. Il secondo, che è sul numero 3 della battuta, è comunque sul primo sedicesimo della quartina di sedicesimi, quindi sarà da suonare in battere. Spero di essermi spiegato, so che sono un po' tecnico, però è importante sapere bene come studiare una cosa e cosa si sta studiando, cosa si sta suonando. Secondo me è fondamentale. Incominciate a fare l'esercizio molto lentamente, ma molto lentamente vuol dire in questo modo. Il fatto di suonarlo lento può essere da una parte più difficile perché bisogna controllare meglio i colpi che si danno, ma dall'altra parte ci permette di avere più tempo di pensare a cosa dobbiamo fare, perché ovviamente tra un colpo e l'altro abbiamo proprio più tempo, quindi possiamo pensare quale sarà il colpo da suonare dopo. Nel caso aveste ancora problemi, allora nel momento in cui arrivate ai colpi di cassa andate ancora più lenti in quel punto lì e cercate di capire bene quali sono i movimenti da fare, perché soprattutto quando andiamo a suonare
una ghost e un colpo di cassa, è lì la vera difficoltà. La vera difficoltà è quando dobbiamo suonare piano col charleston e forte con la cassa, perché dobbiamo utilizzare due dinamiche diverse con due alti diversi, mentre la nostra testa, diciamo, vuole suonare forte con tutte e due oppure piano con tutti e due. Invece, appunto, bisogna abituare il nostro cervello, i nostri alti, che c'è anche la possibilità di suonare con una molto forte, con l'altra molto piano e viceversa. L'insidia grossa, ad esempio, di questo esercizio sono proprio questi due colpi. Fate il groove piano, se poi avete ancora problemi, fate solamente questi due colpi qui, quindi. Il groove finale, comunque, dato che non ve l'ho fatto sentire, ve lo faccio sentire adesso, è questo. Altro esempio, esercizio numero 4 presente nel PDF. A un certo punto ho due casse in levare. Perché sono in levare? Perché sono sul secondo e sul quarto sedicesimo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che quei due colpi lì saranno per forza insieme a due ghost di charleston. Quindi sarà ancora più difficile di quello prima, perché quando suono la cassa forte, come la suono sempre, il charleston dovrà essere sempre piano. Quindi ve lo faccio sentire veloce, così capite bene qual è il groove, e poi ve lo faccio sentire lento, così capite dove sono i colpi. Proprio i colpi difficili. Come prima, provate a suonarlo lento, provate a non fare questa cosa qua. Cioè a non suonare l'accento di charleston solo quando c'è la cassa. Se poi non riuscite, cercate il punto critico del groove, il punto difficile, cioè questo. Provateci, poi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Quindi direi che il video può finire qua, spero di essere stato abbastanza chiaro oggi, perché in realtà è una cosa quasi più semplice da fare che da spiegare. Quando poi questo problema con i sedicesimi non lo sia più, sembra una cavolata, ma in realtà è un problema grosso, per questo ne ho voluto parlare oggi. Spiegare dove sono le ghost con la cassa sul secondo, sedicesimo, quarto non è così semplice. Quindi io spero sinceramente di essermi spiegato, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Fatemi sapere se avete capito, fatemi sapere se il PDF vi è stato utile, mi raccomando scaricatelo, perché ci sono scritti appunto un po' di esercizi, non solo quelli che vi ho fatto vedere oggi, ma ci sono scritti un po' di ritmiche, un po' di esercizi in modo progressivo, dal più semplice al più difficile. Detto questo, io vi ricorderei ancora di iscrivervi al canale, dato che non ve l'ho ricordato a inizio video, ma è una cosa molto 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 importante. Vi ricordo anche di andare sui miei social, Instagram e Facebook. Io la smetto, vi saluto qua, fatemi sapere se vi piacciono questi video, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.